Ultimo consiglio regionale del 2014 per discutere e deliberare il bilancio preventivo. Fuori i lavoratori dell'OM, fuori anche i lavoratori delle case di cura riunite, ormai è una tradizione quella di questi lavoratori. La questione più forte è quella dell'OM, l'avvertenza OM, dove infatti ci sono tutti i sindacati, il CGIL, la FLM. A oltre 3 anni dall'inizio dell'avvertenza dei 224 lavoratori dello stabilimento OM Carreri di Bari, praticamente si è al nulla di fatto. La denuncia è quella del sindacato FIOM CGIL, che in una nota definisce l'avvertenza il simbolo della crisi per Bari e la sua provincia. Il 5 luglio 2011 l'azienda annunciava la decisione di chiudere lo stabilimento di Bari. In questi 3 anni, tra procedimenti dinanzi al giudice del lavoro, presidi dei lavoratori davanti ai cancelli della fabbrica e ai tavoli del Ministero dello Sviluppo Economico della Regione Puglia, si sono affacciate diverse proposte di reindustrializzazione da parte di alcune società fino ad oggi non concretizzate. Adesso siamo all'ultima beffa. I lavoratori e i sindacati hanno appreso da un comunicato stampa che la società Metter Stola è interessata al progetto di reindustrializzazione su termini imerese, mentre prima si era dichiarata disponibile a risolvere la questione di questi lavoratori dell'OM. Valerio Gramegna, della FIOM di Bari. Segretario provinciale della FIOM di Bari. Questa manifestazione non è solo dell'OM, ho sentito, ma anche dei lavoratori della CCR. Sì, ovviamente noi come segreteria metalmeccanica seguiamo l'avvertenza ormai di 3 anni dei lavoratori OM. Ovviamente qua sotto abbiamo visto che c'è uno spaccato di quella che è l'esasperazione sociale del momento. Sì, l'OM, CCR, insomma, la situazione è preoccupante perché dilaga il malessere sociale e la difficoltà dei lavoratori e delle lavoratrici. C'è stata questa polemica su i precari, no? I 200 assunti, eccetera, stabilizzati, a cui si sono aggiunti adesso anche altri 23, per esempio, del Teatro Pubblico Pugliese, e si aggiungeranno quelli della Puglia Film Commission. E c'è stata questa polemica in cui si dice che tutta questa gente è entrata a chiamata diretta, senza concorsi e titoli, eccetera, mentre ci sono tanti disoccupati, tanti giovani che non hanno santi in paradiso e che quindi sono disoccupati. Guardi, io la dico così: lo Stato italiano e i vari bilanci degli enti pubblici hanno necessità di impegnare le risorse, ma impegnarle per creare lavoro, e il lavoro si crea, per quanto ci riguarda, attraverso il manifatturiero, cioè attivare posti di lavoro che portano valore aggiunto a questa nazione e al territorio. È importante che la disoccupazione si affronti, certamente anche dando quelle risposte, ma penso che ancor più la politica italiana e le istituzioni debbano impegnare le risorse, quelle poche che ci sono, perché purtroppo non sono più tante, in misura di investimenti profittevoli per il territorio, laddove ci sono aziende che vengono chiuse ingiustificatamente, impegnare nuovamente le risorse pubbliche per riattivare i lavori di questo tipo. Poi la polemica, ripeto, ai precari, come dire, ce ne tiriamo fuori non per lavarci le mani, ma perché noi ogni giorno siamo in una situazione di crescente disagio per i tanti posti di lavoro concreti che si perdono, legato all'industria, legato al manifatturiero, legato a quelle attività che hanno fatto il miracolo italiano negli anni addietro. Penso che fuori dalle polemiche, ripeto, quei denari, quei soldi sarebbero più utilmente giustificati negli investimenti produttivi. Molti parlano di un progetto vero e proprio di deindustrializzazione dell'Italia e quindi anche per ciò che ci riguarda della Puglia, di Bari. La FIOM, come le. Ma siamo nei fatti dal 2009 in una condizione, poi non so se è progettata o è subita dalla politica italiana. Temiamo fortemente, questa è la preoccupazione, che venga subita.
perché non c'è una politica industriale, non c'è una politica, un progetto che dia respiro a delle scelte industriali. Infatti oggi siamo in un periodo ulteriore di declino industriale e di deindustrializzazione. Infatti solo il territorio di Bari negli ultimi anni ha visto il caso M, la BFM, che c'è un punto interrogativo e siamo in tribunale, speriamo bene, ma ci sono tante aziende che, come dire, si sono chiuse nell'anonimato, che erano il tessuto industriale materiale della zona industriale di Bari e provincia. E rispetto a questo, ancora oggi, dal 2008 ad oggi, quindi siamo in un periodo lungo, non ci sono scelte precise che ci facciano pensare concretamente ad un giro di boa e quindi a una controtendenza. Temiamo fortemente che, al di là degli annunci che si fanno in televisione, non è polemica questa, che il 2015, al di là di un segno più e meno che può essere anche giustificato dai movimenti finanziari di mercato, l'Italia subirà ulteriori fasi di reindustrializzazione, di deindustrializzazione, e questo ci fa temere, perché nei fatti ciò che succede poi è ciò che vedete oggi: la gente che sta per strada esasperata, che non riesce a portare, come si diceva un tempo, un piatto a casa a mezzogiorno, soprattutto sotto Natale. E soprattutto sotto Natale.